Finalmente a Cantù Asnago, andiamo a vedere cosa combinano al parco. Andiamo. Ah, ma che c'è un ragazzo? Cosa sta combinando? Oh, ma cosa stai combinando? Cosa staresti facendo? Sto allenando. Ma cosa stai facendo? Ma ti sembra il modo di fare le trazioni? Mi alleno da solo. Ovviamente, ragazzi, scherziamo, è mio cugino Federico seguito dal Piranha che salutiamo e con questo video vi faremo vedere come iniziare ad allenarvi in sicurezza se siete agli inizi. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi finalmente sono qui a spiegarvi la super scheda che trovate gratuitamente qui nel link in descrizione per iniziare a fare calisthenics. Finalmente questo super video per spiegarvi come iniziare in totale sicurezza anche se state iniziando da zero. Non è uno di quei video dove vi diciamo la trazione si fa tirandosi su e il piegamento spingendo verso il basso. Di quelli ne trovate veramente a bizzeffe. Qui stiamo parlando di un programma per farvi vedere noi come strutturiamo i nostri workout, quindi sia il coaching online che la valutazione che tutti i nostri servizi. Partiamo subito dal giorno 1, quindi una scheda molto generica per farvarvi approcciare. Che cosa dice? Chin up, parti da isometria sopra il mento, sopra la sbarra ovviamente, 6 per 10 secondi. Quindi isometria, chin up, col mento sopra la sbarra, rimanere circa 10 secondi. 1 minuto e mezzo di pausa. Barra 2, dipende a seconda della persona che la mette in pratica. Concentrati a cercare la simmetria nella discesa, tieni le spalle basse e il petto aperto. Quindi vi faccio vedere le scapole cosa dovete fare. Allora, questa è la sbarra, voi vi appendete, quando siete su, tutti i neofiti faranno questo. Non è questo che dovete fare, ma cercare di deprimere le scapole. Dovete mantenerlo 10 secondi. Ma partiamo da questo concetto. Che cosa vuol dire depressione scapolare? Guardate qui cosa vuol dire. Questa è la scapola, la vedete? Che ve la sto muovendo. Allora, elevazione. Voi guardate solo questo segmento osseo, non guardate l'omero. Elevazione, depressione, abduzione, adduzione. Questi sono dei movimenti. Poi c'è l'extrarotazione, quando la punta, l'angolo inferiore praticamente si orienta verso l'esterno e la glenoide va verso l'esterno, e intrarotazione, sempre di scapola parlo, non guardate questo. Questi sono i movimenti principali che dovete conoscere. Poi c'è il tilt posteriore o anteriore, però già per capire questi sono quelli fondamentali. La cosa che tutti, ripeto, e tutti sbagliano è questa: elevare. Noterete in tutti i parchetti che i neofiti, e non solo, faranno così. Va, quante ne ho! Così vi fate male e vi aspetto in studio. Avete capito questo concetto fondamentale? Quando si parla di depressione, adduzione scapolare, sono questi movimenti che vi ho fatto vedere in questo momento. Stessa cosa possiamo parlare dei push-up. I push-up, vedete tantissime persone eseguirli in svariati modi. Una delle problematiche maggiori di quando iniziate a fare i push-up è questa. Sempre perché non avete concezione del movimento della scapola, ma anche chi ce l'ha fa fatica, perché un conto è conoscerlo, un conto è poi metterlo in pratica. Quindi guardate il push-up. In questo caso le braccia non devono essere larghe così, come spesso si vede fare, e dovete cercare di toccare col petto per terra o comunque sfiorarlo, mi raccomando. Perché è fondamentale questa cosa? È fondamentale per mantenere sempre questo controllo scapolare. Se il push-up lo andate a eseguire in questo modo o in questo modo, andate a creare tanto stress sia al collo, quindi alla cervicale, ed è normale che il giorno dopo abbiate tutti questi cordoni, che è il trapezio superiore, l'elevatore della scapola, veramente rigidi. Quindi state davvero attenti a queste cose. Mentre per quanto riguarda la spalla, non potete tenere a 90 gradi in questo modo, perché lo stress che avrete è veramente elevato. Tra l'altro, questa è la maglia MyProtein, comodissima anche per l'allenamento. Trovate il link in descrizione per tutti gli altri prodotti che volete acquistare, diciamo. Ce ne sono veramente svariati, pantaloni e quant'altro. Quindi nella scheda troverete come secondo esercizio push-up, discesa e salita 3 secondi, petto che sfiora il terreno.
30 RT. Che cosa vuol dire RT? Ripetizioni totali. Vuol dire che voi dovrete gestire in questa scheda 30 ripetizioni totali. Non vuol dire 30 di fila, ma potete fare ad esempio 2 ripetizioni, riposate un attimo, poi altre 2, fino ad raggiungere il totale di 30. Ovviamente ognuno gestirà la pausa, che ne determinerà l'intensità anche dell'esercizio. Abbiamo messo un'altra indicazione, ovvero se lo chiudete in 12 minuti o meno, aumenterete la prossima volta di 5 rep, quindi non farete più un RT da 30 push-up, ma da 35. Questo è fondamentale per andare a stimolare ulteriormente le vostre capacità. Andiamo a vedere nel concreto, quindi posizione di push-up, come abbiamo visto prima, 1001, 1002, 1003, 1001, 1002, 1003. Ovviamente, per chi non è ancora in grado di farle, soprattutto controllate, potete andarle a fare sulle ginocchia. Quindi, per chi è davvero all'inizio, tenete l'assetto scapolare come abbiamo visto prima, non fate queste boiate, ma cercate di scendere così e salire. Sempre tenendo la schiena simmetrica con tutti gli altri distretti corporei, quindi col bacino, col cingolo scapolare, quindi con le scapole, senza andare a fare strane curve. Usate il vostro cellulare, lo mettete sul fianco e potete andare ad analizzare un po' il vostro movimento, non nello specifico, ma almeno vedere che non ci siano compensi come questo, come questo, come l'inarcamento della schiena e altre cose. Poi torniamo alla parte di tirata, quindi andiamo a vedere gli Australian pull-up. Abbiamo messo salita in 3 secondi, discesa in 3 secondi. Perché tutti questi controlli? Per farvi capire sempre meglio la stabilità, come stabilizzare la scapola e muovere nel frattempo l'omero, quindi il braccio. Avete capito? Per questo sono fondamentali le ripetizioni lente. Perché molti, nei parchi vari o nelle palestre, fanno queste cose. Si mettono qua e fanno... ne ho 1000, così avete un bel torcicollo e ripeto, vi aspetto da me in studio. Invece voi dovete concepire bene il movimento, quindi lasciate stare il vostro amico che sta zavorrando una mucca e la tira su e giù. Voi dovete partire con le basi, non fatevi influenzare. Controllo scapolare, cosa vuol dire? Non riuscite a mettere i piedi sullo sgabello, quindi volete partire con un Australian pull up semplice, partite leggermente inclinati, potete tenere le ginocchia leggermente flesse. Fate questo movimento, vedete, non questo, ma così. Andate su, 1001, 1002, 1003, questa è un'isometria. Se invece vogliamo farlo come nei push-up, fate 1001, 1002, 1003, 1001, 1002, 1003. Sempre attenzione alla spalla, eh? Quindi non questo, state molto attenti. Se vedete che vi sembra troppo facile, aumentando la leva, quindi mettendo una sedia, una panchina, un rialzo, ma l'esercizio diventa eseguito in questo modo, quindi le scapole vedete che non riuscite più a tenerle depresse e addotte, allora lì vi siete giocati tutto. Tornate a una leva con facilità maggiore. Avete capito? Questo è fondamentale. Non abbiate fretta, controllate meglio le scapole e vedrete che la forza migliorerà, perché la forza è nulla senza il controllo. In questo caso abbiamo una serie al massimale tecnico. Massimale tecnico cosa vuol dire? Che non dovete fare il vostro massimale reale, ma stare sempre 2-3 rep sotto. Quindi cosa vuol dire? Che se avete, esempio, 10 Australian pull-up, saranno 7-8 i movimenti che riuscite a controllare in modo ottimale, senza perdere le scapole, senza perdere nulla. Perché il massimale effettivo vi porta sempre a perdere comunque il controllo ottimale, molto spesso. Sempre nella scheda c'è scritto, quindi, uno per massimale tecnico, che l'abbiamo appena spiegato. Mettiamo che ne fate 12, perché il vostro massimale è 14, no? Cosa succederà? Farete poi 6 serie da metà del massimale tecnico, quindi le altre 6 serie saranno, se avete fatto 12, da 6 ripetizioni, se ne avete fatte 14 nella prima serie saranno 7 e così via per 6 ripetizioni. Tutto spiegato, ognuna con 2 minuti di recupero. Fine di questi esercizi abbiamo push up a terra, 6, 4, 2, minimo recupero tra gli esercizi e 1 minuto e mezzo, 2 minuti, tra i giri, tra i round, che sono 3-4, dipende. Noi vi consigliamo sempre, anche nel coaching, di iniziare con la versione minore, quindi in questo caso fare
2 minuti di recupero e 3 giri. Come si fanno quindi? Andiamo a fare 6 push-up, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi sgranchite un attimo, possono essere 5-10 secondi, e ripartite. 1, 2, 3, 4. Vi sgranchite. 1, 2. A questo punto, col vostro cronometro, nel mio caso sto usando il TomTom Spark 3, 2 minuti. Pausa, senza fare nient'altro. Infine c'è il circuito addome, è un circuito standard che abbiamo già mostrato in altri video, ma se volete, commentate, ve lo faremo vedere in uno dei prossimi video. Beh, che dire ragazzi, spero che questo video vi sia molto utile, spero che molti di voi scarichiate la scheda e cominciate ad allenarvi seriamente. Provate, iniziate e cercate di allenarvi sempre in sicurezza, senza imitare gli altri, senza strafare. Vi fidate dei video dove andate a vedere dei movimenti pazzeschi da imitare. O meglio, andateli a vedere, servono per motivarvi, per darvi degli obiettivi, per darvi la carica, non per scimmiottare i movimenti, ovvero per imitarli, assolutamente, perché rischiate molto, rischiate le vostre articolazioni, i vostri tendini e quant'altro, quindi state molto attenti. Che dirvi ragazzi, seguiteci sempre ovviamente Calisthenics Brain, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, ovunque, scrivete sempre Calisthenics Brain e ci troverete sempre. Ciao ciao!